Con Marco Scanardi per commentare questa sconfitta del La mano Sansepolcro sul che microfono, complica certo. ulteriormente il cammino della squadra bianconera. Simbolo della nostra stagione, insomma, una partita dove abbiamo preso un gollonzo, da mai dire gol, non che abbiamo colpa, ma cioè, su un tiro ciccato, si è messo il piede, abbiamo preso gol. Partita molto tattica, equilibrata, dove per noi la posta contava tanto. Abbiamo avuto due situazioni clamorose, il palo traversa di Bierce e l'occasione clamorosa di Mortaro. Su una partita dove tiri in porta ce ne sono stati pochissimi. Avremmo ampiamente meritato il pareggio, però questa è la nostra stagione. Siamo tornati indietro di una settimana, questa partita ci poteva dare la possibilità di giocare una partita, non dico più tranquilla perché poi di tranquillo non c'è mai niente, ma col vantaggio dei punti sulla Correggese ci ritroviamo a essere costretti a vincere. E domenica, e quando sei costretto a vincere, non è mai il massimo. Però ripeto, oggi posso imputare poco alla squadra perché ha fatto quello che doveva fare. Insomma, in una partita molto chiusa, meritavamo noi di andare in vantaggio, non ci siamo riusciti, abbiamo preso questo gol e dopo è diventato tutto complicato. Però mi preme dire, insomma, che la squadra, visto l'episodio che è capitato in tribuna, il ragazzo salvato di Babbo Litelli, che è un noto cardiologo di Arezzo, fortunatamente era lì e ora il ragazzo sta bene, la squadra gli dedica la vittoria, insieme credo a tutta la società, e quella io credo sia la cosa più bella e importante di oggi, a parte la vittoria, ha ottenuto Montevarchi. Bene, sono contento e spero che ora Montevarchi vedano anche il bicchiere mezzo pieno. E quindi niente, noi andiamo avanti, siamo tranquilli, contenti, non abbiamo festeggiato per rispetto sia degli ex che hanno giocato qua, e sia del tifoso che era in tribuna, e niente, ora ci prepariamo forte per domenica.